26 novembre 2011, cima? Anciesieu, 1920, siamo in Valsoana, partiti da? Puntagliera, quota 1010, e in due ore siamo arrivati, in un'ora e 45 anzi, siamo arrivati seguendo un ripido sentiero su questa cima, Anciesieu, 1910-1920. Ecco la cima, qui c'è la cresta, la targa non l'abbiamo trovata esplorando capo, piedi, davanti, dietro, ma nessuna targa, nessuna croce. L'unico segnale è questo metto, eccolo qua. Qui vediamo Enzo, lì c'è la cresta, là c'è il sentiero che scende giù, lì c'è il monte Cimafer, 2600 circa. La punta Tressi, Monte Cavallo, là abbiamo le torri di Lavina, Monvecio di Forzo, la punta della Scenge, Jalin, ecco dai, quella da andare a fare. La Jalin, qui c'è la piatta di Lasi, Colombo. Il Monte Colombo, poi qui c'è la Cima Rosta e il Vallone. Qui vediamo, vedete che strapiombo su che rocce ci troviamo, molti insidiose, molte affilate, lì ci sono i paesi di Fondovalle, Forsto e Cresso, qui c'è di nuovo la cresta e lì c'è la valle. Bon. Enzo manda ancora un saluto, adesso lo mando anch'io. Tutti quanti voi, fatemi bene. 26 novembre 2011, cima Anciesieu. 1910-1920. E con questo mandano arrivederci, proseguiremo per questa fino alla baita. A dopo. Benissimo. Continua. Dopo le cime, ecco, vedete là in fondo, le cime seguite da noi. Come si chiamavano Enzo quelle cime? Anciesieu, eccolo là. Siamo arrivati qui alla baita Chal, 2100 metri. La Chal, ecco Enzo che beve. Lì c'è la cima Fer e là in fondo c'è il canalino che faremo per scollinare dall'altro versante. Andremo giù a Rivolasto. Qui vedete queste baite ormai abbandonate. Enzo, ecco. Saluto dalla baita Chal, 2100 metri, cosa dire? Ci sentiremo dopo. Ecco. Continua la trasmissione. Ecco qui. Qui stiamo scendendo la cresta della Bocchetta. Dopo aver superato l'alpeggio Chal, la Chal, avendo seguito tutto un lungo traverso e un ripido canalone, siamo sboccati su una bocchetta, su una cresta. Ecco, vedete la cresta che abbiamo fatto e stiamo scendendo. Ecco qui, di là ci sono le baite. Il vallone di Forzo. E noi scenderemo di qua, per tutta questa cresta. Qui c'è Enzo, eccolo qui. A voi tutti. Eccolo qui. Vedete? Poi già saluto, E qui ci sono io. Lì c'è la cima della cresta. A dopo. Siamo quasi al termine di questa lunghissima e interminabile gita. Dopo aver fatto tutta quella cresta, la cresta come si chiama Enzo, quella cresta? Questa spartiacque tra la Valle di Forzo e la Valle di Campiglia. Allora, la cresta spartiacque tra la Valle di Forzo e la Valle di Campiglia. Siamo arrivati su quella cima là e poi ci siamo buttati giù in quel bosco, fino a questo villaggio tutto ridotto a ruderi, che si chiama? Nivolastro, a quota 1420, e con questo e con l'ultima quadratura qui del grande andiamo i saluti dalla chiesetta, mando i saluti
ultimi di questa giornata, adesso ritorneremo alla macchina, speriamo il più presto possibile. Ecco qui la chiesetta è nel posto davanti, bellissima, qui è Nivolastro, ecco vedete, noi andremo lì da a Ronco. Con questo chiudiamo questo bellissimo paesaggio, guardatelo sempre questo signore, adesso si nasconde dietro la macchina, se lo incontrate fatevi il segno della croce. Ecco qua, e con questo terminiamo.